Ecco le immagini, di fatto Pescara Messina un testa coda, ma ogni partita fa storia a sé, non è affatto banale ricordarlo. Come previsto, quattro cambi rispetto al match con la Gelmison. Cominciano dalla panchina Milani, Palmiero, Mora e Lescano, dentro Crescenzi, Crai, Aloi e Vergani. Novità sostanziale per l'ex Inter, prima da titolare in campionato nel tridente completato da Cupone, De Sogus, per contro il Messina dell'ex Auteri, sempre KO in trasferta. Sistema di gioco 4-3-3 in difesa, ritrova la maglia titolare Angileri, terzino sinistro, Fazzi, mezzala, Mallamo e il play, davanti con Grillo e Catania, non c'è Curiale ma Iannone, l'arbitro del match è Bordin della sezione di Bassano del Grappa. Comincia meglio a dire il vero il Messina dal punto di vista proprio dell'organizzazione, ma la prima palla gol è della Pescara. Guardate Cupone che sfonda centralmente dopo aver scambiato con Jabouà, la sua conclusione, la parata di Lewandowski, Angileri poi cerca di liberare il tapin clamorosamente fallito da De Sogus, praticamente a porta spalancata. Tutto questo al nono minuto nel corso del primo tempo, poi carica il destro Kraja, la palla schizza, terreno bagnato, non si fa sorprendere Lewandowski, classe 96, ex Avezzano e Teramo, nel Teramo circa 70 presenze, ancora Pescara che manovra questo pallone, Pescara che torna a giocare benino, dobbiamo dire, con intensità, nel momento in cui riuscirà a sbloccare il punteggio. E questa è l'azione, il cross di De Sogus, spizza il pallone Vergani senza trovare la porta, pallone ancora vivo, poi Aloi per Cancellotti che sfonda, entra in area, palla in mezzo, Vergani da centravanti di razza, anticipa Camilleri e il numero 5 Berto, gol del vantaggio, sarà il gol partita per Vergani, prima da titolare in campionato, era la novità sostanziale, il terzo sigillo con la maglia del Pescara dopo le reti con il Foggia a Foggia e contro il Cerignola in casa. Rivediamo insomma ancora applausi per Cancellotti tra i protagonisti di questa partita, e non è una novità, da capitano, maglia numero 29, palla in mezzo, è stato bravissimo, il più lesto di tutti, Vergani, che brucia sia Berto che Camilleri, il capitano della formazione siciliana che poi si dovrà arrendere a un problema di natura muscolare. Al suo posto Trasciani, ex giocatore del Teramo, dunque viene festeggiato Edoardo Vergani che è stato preferito a Lescano. Lescano entrerà in corso d'opera, poi ci prova ancora Kraja con la palla che viene bloccata senza problemi dall'estremo difensore del Messina, Lewandowski, inquadrato Kraja che ha avuto diverse opportunità in questa partita. Il Messina prova a replicare con questa azione, vediamo lo sviluppo sulla sinistra, viene chiamato in causa il numero 8, vale a dire Iannone, la palla viene respinta dal portiere del Pescara Plizzari, Iannone che è stato uno dei più pericolosi della squadra di Gaetano Oteri soprattutto nella ripresa. Siamo nel secondo tempo, entra in campo Mora che prende il posto di Jabouà ammonito, e questa è una bellissima azione, la sponda di Vergani dopo il traversone basso rasoterra di Mora, la conclusione debole però di Cupone che avrà un'altra grande opportunità nel corso di questa partita. Risponde la formazione ospite, Catania per Iannone, il suo sinistro, facile preda del portiere del Pescara Plizzari. Dunque ci prova ancora Iannone, che ripetiamo è stato tra i più pericolosi, però insomma il Messina ha palesato tanti limiti in zona gol, soltanto 12 dall'inizio del campionato. Balde è entrato in corso d'opera e questa è una buona opportunità per Catania da posizione più che privilegiata, ma impatta malissimo, infatti con il collo esterno la palla termina lontanissima dal palo sinistro della porta difesa da Plizzari. Si distende Crescenzi, uno contro uno con Trasciani, entra in area, palla in mezzo, apre troppo il compasso qui il numero 20 Kraja, palla gol ancora una volta fallita dei biancazzurri, ne ha create tante nel corso della ripresa. Vergani, grande giocata nello spazio, la velocità di Cupone che entra in area d'esterno, prova a sorprendere Lewandowski e qui secondo me è stato più bravo il portiere che non l'attaccante del Pescara, che insomma ha provato ad infilare l'estremo difensore del Messina sul palo lungo con un esterno destro che però è stato
è stato respinto dal portiere Lewandowski. Negli ultimi 20 minuti meglio il Messina, che avrà diverse opportunità, questa con Balde, il tiro centrale in due tempi plizzari. Il Pescara si sfilaccia un po', dobbiamo dire la verità, negli ultimi 15-20 minuti, come ha detto lo stesso allenatore Alberto Colombo, fa un po' di fatica. Qui ci prova ancora Iannone, il portiere biancazzurro respinge a pugni chiusi. Siamo sempre nella parte finale del match col Pescara in vantaggio per 1-0, però guardate, il Messina ci prova, Balde ancora per Iannone. Balde che dir si voglia, il suo destro che sorvola ampiamente la traversa della porta, difesa da Plizzari. Iannone, quello che ci ha provato di più, classe 2001, ex Paganese e Salernitana. Poi ancora vediamo la squadra di casa con Colai che ha avuto una grande opportunità che non vediamo negli highlights, era un'altra grande chance per il Pescara. Finisce 1-0 per i biancazzurri, il decimo risultato utile consecutivo, 8 vittorie e 2 pareggi, la decima affermazione in 13 partite, sesto clean sheet, davvero numeri impressionanti. Pescara batte Messina 1-0.